Paola Malabaila, presidente dell'ANCE Piemonte, Associazione Nazionale Costruttori Edili, come sta andando il settore? Ma allora, il settore in teoria sta andando molto bene, nel senso che... Questo che frega, in teoria. In teoria. Eh sì, ma perché devo spiegare perché. Allora, perché fondi PNRR e tutte le risorse che nei prossimi anni sono state stanziate, che comunque utilizzeremo, per buona parte verranno dirottate su quello che è il settore dell'edilizia. Il problema qual è? Il problema è il caro materiali, il caro energia e per questo stiamo lavorando con la regione per fare in modo che aggiornino i prezziari che vengono utilizzati per lo svolgimento delle opere pubbliche, quindi per fare le gare di appalto. Il problema qual è? Il problema che oggi ho segnalato è che purtroppo il costo della manodopera sul prezziario regionale non è stato aumentato, seppur l'edilizia è l'unico settore che effettivamente ha aggiornato il contratto collettivo nazionale e quindi i costi delle imprese non vengono coperti. L'altro problema che sta in questo momento preoccupando le nostre aziende è lo stallo della cessione dei crediti, che sono crediti che dovremmo cedere per eseguire le opere relative al superbonus, quindi alla riqualificazione energetica degli edifici, che in questo momento hanno uno stallo importante e quindi le aziende si trovano in carenza di liquidità e non possono proseguire i lavori che hanno in corso, non possono assumere nuove commesse.